Quanto può pesare questo sviluppo e questa ripartenza post-crisi? Può pesare molto in termini positivi se sostanzialmente si crea una mentalità orientata a Sì. questo genere, a questo modo di fare imprese. Io questo ne riporto spesso nei miei testi. Sostanzialmente al centro ci sono quelli che si chiamano progetti sostenibili. Per esempio, guarda, ci sono ampi margini per lo sviluppo di un'economia agraria in termini sostenibili. Ti faccio un esempio: la bioedilizia, la bioarchitettura, la mobilità sostenibile, sono il turismo accessibile, il turismo sostenibile. Ci sono una miriade di opportunità di impresa che necessariamente vanno riportate in questo modo. Tieni presente che oggi molte aziende sono tenute a una certificazione di questo genere qua. Dobbiamo anche dire che spesso è una certificazione sulla carta, perché Nei fatti, bisogna poi. acquisirla. Poi, molto brutto dirlo, però c'è anche da dire che la micro e piccola impresa ha difficoltà a farlo perché ha degli oneri. La grande impresa si deve fare il bollino perché altrimenti poi sul mercato non appare green. Ma in realtà il dato concreto è quello che, ti faccio un esempio, si parla molto anche dei green job, tutti i lavori che sono legati alla sostenibilità. Le previsioni per l'Europa nei prossimi anni sono di 30 milioni di posti di lavoro solo legati all'economia verde. Questo ovviamente significa che da una parte ci deve essere da parte nostra una domanda. Noi consumatori dobbiamo chiedere, come dire, economia sostenibile. Dall'altra parte ci deve essere chi è pronto a fare l'offerta, solo quello ti fa crescere un mercato e raggiungere quel risultato. Per cui da un lato dobbiamo avere anche lavoratori formati e imprenditori formati a questa nuova cultura. Però la strada, anche in questo caso, è abbastanza segnata. Come associazione di mondi sostenibili promuovete dei concorsi letterari. Siamo uguali nella diversità, ispirato proprio al Goal 10 di Agenda 2030. Ce ne vuoi parlare un po' nel dettaglio? Sì, esatto. Praticamente il concorso nasce proprio in riferimento all'obiettivo 10, cioè Sì. quello di ridurre le diseguaglianze. Siamo uguali nella diversità, vuole proprio avere questa caratteristica. Il concorso nasce l'anno scorso, abbiamo fatto un concorso nazionale, diviso in due parti, un racconto breve e una poesia, si sceglie indifferentemente dove partecipare ed è aperto a tutti, Gli occhiali ti sia. stanno dando dei problemi, eh? No, diciamo mi crea qualche problema di nebbia in palpadana, però Dai, continuiamo. niente, praticamente, insomma, alla Sì. fine ci sarà la possibilità di partecipare, insomma, a tutta l'età. Infatti, l'anno scorso abbiamo avuto da bambini di 6 anni a giovanotti di 85 anni, abbiamo avuto una bella partecipazione e quest'anno lo Sì. riproponiamo. Se tutto va bene, ma credo proprio di sì, partiamo col bando e le iscrizioni l'8 di Come maggio. funziona per iscriversi al bando? È Allora, aperto a tutti? sì, è Certo. aperto a tutti, prevede una quota di partecipazione per i costi minimi proprio di partecipazione. L'8 di maggio noi lo pubblicheremo sulle principali piattaforme dei concorsi letterari, sulla nostra pagina Facebook Centro Studi Mondi Sostenibili e sul nostro blog che è Mondi Sostenibili, blogspot.com, praticamente dove sostanzialmente ci sarà la modulistica e le caratteristiche per partecipare. E quindi ti dico tra l'altro che insomma sarà aperto come l'anno scorso a tutti. Prevediamo la scadenza del concorso il 27 di ottobre, se non ricordo male, che è la domenica, e la premiazione ci sarà, se non ci saranno problemi quest'anno, l'anno scorso abbiamo dovuto fare di streaming, Certo. ci sarà il 28, sabato 28 gennaio 2023. Presso la sede dell'amministrazione provinciale di Salerno. Noi siamo tra l'altro patrocinati dal comune di Pellezzano, dove ha sede l'associazione, e dalla provincia di Salerno. Quindi partiremo a breve. Io vorrei fare una condivisione con te. Si parla Sì. sempre di futuro, è tutto al futuro, i giovani, gli obiettivi 2030, però ci si dimentica che il futuro si costruisce dal presente. Pensare al futuro sempre solo al futuro, dimenticando il presente, potrebbe rendere tutti gli obiettivi proposti irrealizzabili. Cosa possiamo fare qui e ora per creare un futuro migliore partendo e incidendo appunto sul presente? Bella domanda, allora non c'è dubbio, guarda, il punto è sempre lo stesso. Noi abbiamo delle situazioni che ormai sono Sì. magmatiche, però sono diventate particolarmente magmatiche dal 2020 in poi col Covid.
E adesso la crisi ucraina non ci voleva, non solo per ragioni umanitarie, e quello insomma è indubbio, ma non ci voleva anche per, insomma, per gli effetti economico-sociali che è destinata a produrre. Ogni azione di politica economica, in genere, quando noi studiavamo economia, ci dicevano che un'azione di politica economica si sviluppava nell'arco di una generazione. Generalmente una generazione deve calcolare in 15-20 anni, quindi una decisione presa nel 1980 sarebbe stata destinata a produrre effetti nel 2000. Oggi fatti non sono più così, perché nel momento in cui tu assumi una decisione oggi, può essere smentita domani mattina. Certo. E questo non c'è dubbio, te lo dico da persona leggermente un po' più là negli anni, che crea non proprio non pochi problemi alle nuove generazioni, perché non puoi fare più delle programmazioni a lungo termine. Questo è un dato di fatto. L'unica cosa che a mio parere si può fare effettivamente è quella di creare, come dire, uno scheletro di azioni, di valori, di comportamenti, di condivisioni che siano orientati in un certo modo: sviluppo condiviso, rispetto dell'ambiente, rispetto dei territori, rispetto delle generazioni, superando le varie tempeste. Non sì. so se mi sono spiegato. È l'unica sì. cosa che in questo momento si può fare. Bisogna avere ovviamente degli obiettivi. E allora, quando tu mi parlavi di internet, oggi domotica, realtà aumentata, e vai via discorrendo, sono delle ottime opportunità, senza dimenticare però quelli che poi sono i settori tradizionali, quelli che ci distinguono: la cultura, la ristorazione, il paesaggio, l'arte, e le capacità che noi abbiamo in questo senso meccaniche che ci distinguono in molte zone del paese. Tutto questo insieme può essere perseguito, ricordandoci che il rispetto dei territori, dell'ambiente e della società vengono al primo punto. Di conseguenza, la fruizione dei musei deve avvenire in un certo modo, la produzione deve avvenire in un certo modo, il rapporto con l'agricoltura e con le colture intensive deve avvenire in un certo modo. Cioè, quello che ci vuole una guida, certo. ci vuole una leadership forte, sì. che sia una leadership economica, ma sia anche una leadership politica, che sia in grado non di garantire ai giovani il futuro, perché io credo, scusami, che questo non lo possa fare più nessuno, ma possa evitare che si creano continui stop and go che poi al momento opportuno fanno sì che tu stia per frenare, trovi il muro e devi solo tornare indietro. Bisogna retrocedere. Esatto, cioè quello bisogna almeno fare. Secondo te, in una previsione più aderente alla realtà, sì. L'Italia in quanti anni riuscirà a diventare una nazione green? Non esatto. possiamo fare, come abbiamo appena detto, non possiamo, però a lungo termine, però... Noi dovremmo diventare anzitutto un popolo civile. Quella è la cosa fondamentale. Tra italiani ce lo possiamo dire. È vero. Forse in questo momento ci stanno sentendo a Lubiana. E vabbè. Ovviamente, diciamo. Lasciatecelo. Siamo in più meglio, come dice. In più meglio perché, eccetera. Allora, guarda, il problema siamo sempre là. Sì. Lo Stato ci deve mettere. Allora, per me tutto parte dallo Stato, ma non ho una visione socialista. Attenzione. Lo Stato come il padre che gestisce. Che dà l'indirizzo dello sviluppo come deve avvenire, dell'educazione all'ambiente, dell'educazione scolastica, dell'ordine pubblico, eccetera. Dopodiché i cittadini si devono formare in un certo modo. Quando diventeremo una nazione green? Probabilmente diventeremo una nazione green quando, a mio parere, ti faccio un esempio, non puoi impedire al cittadino di avere l'automobile, per carità, ma allo stesso tempo gli devi dare una mobilità alternativa sostenibile. Certo. Perché appunto, scusa il gioco di parole, non è sostenibile. Io che abito a 500 metri da Salerno, nell'area suburbana, in alcuni momenti gli autobus fanno prima di arrivare a Atlantic City, per fare esempio, che per arrivare a Salerno. Quindi questo non lo favorisce. Cioè ci vuole una rivoluzione culturale, che ci vogliono 5 anni, 20 anni, 30 anni, purtroppo questi noi non siamo in grado di dirlo. Quello che ci vogliono sono le best practice, le buone pratiche che portino verso questa strada qua, ma io credo che ci voglia ancora molto tempo. E ora lasciamo un po' questa tematica dello sviluppo sostenibile e ci spostiamo su un'altra tematica, perché tu purtroppo hai potuto vivere questo maledetto Covid sulla tua pelle e hai deciso di scriverne un diario di bordo. Ecco, com'è nata questa tua idea? Diciamo che per la serie, per non farsi mancare nulla, sì, l'anno scorso, diciamo, in piena fase di variante inglese, quando ancora i vaccini non erano, insomma, non erano ancora utilizzati, diciamo, il fenomeno, come io lo chiamo, ha bussato alla mia porta, in realtà ha bussato alla porta di tutta la mia famiglia, però in realtà ha bussato, come dire, in maniera un po' più invasiva nei miei confronti.
portandomi praticamente a 32 giorni di isolamento. Il titolo è meno 56 all'albo, perché 56 giorni sono i giorni in cui tutti in famiglia siamo rimasti isolati, e io in particolar modo sono rimasto, come dite, bloccato 32 giorni vivendo una situazione anche piuttosto complicata. Diciamo che non sono andato in ospedale, perché a un certo punto si è preferita la cura domiciliare, ma insomma ti posso dire che non è stata proprio una situazione piacevole. Qual è stato il momento difficile? Guarda, il momento, la forma di Covid che ho avuto io ha avuto un vantaggio, se la possiamo dire, la metto sull'ironico. Sì. Una delle situazioni più serie che ho avuto è stata la desaturazione. Significa la saturazione del sangue, che a me è scesa a 79, tieni presente che in condizioni normali si richiede il ricovero urgente in ospedale a 90. Quindi, per dare una definizione dei valori, sì, questo sì. Ti porta a non avere molto sangue al cervello, e ogni tanto io per esempio ho avuto delle allucinazioni, ti faccio un esempio. Certo. A un certo punto ho visto le strade pulite, ho visto gli che alberi. Che bello però vedere le strade pulite. Sì, ho visto tutta una serie di cose, insomma, molto. Poi ritornava il sangue al cervello e insomma. La realtà parla da sé. A parte questo, diciamo, io ho vissuto molto uno stato di incoscienza, tra virgolette, sì. Nel senso che mi rendevo conto, ma non fino in fondo alle cose. Diciamo che io ho avuto un Covid che si è sviluppato in tre fasi, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, dove la caratteristica, parte tutta una broncopolmonite, febbre alta, eccetera, sì. È stata la disprea, mancanza sì. di respirazione. E forse quella è la cosa più brutta, perché tu a un certo punto non riesci a respirare, neanche ad aprire la bocca per mangiare, hai bisogno dell'ossigeno, oppure ti lavi i denti, in quel momento là passa. Però io ho fatto una scelta, quello di portarlo all'esterno, di farlo sapere agli amici, alle persone, eccetera, sì. È stata una scelta. Certo. Ho fatto anche dei video di testimonianza, mi è stato richiesto, per cercare un po' di esorcizzare. Però quei momenti in cui tu non respiri, in cui insomma sono. A un certo punto tu dici che cosa succederà, perché il problema del Covid è legato alla respirazione. Io non sono un tuttologo e non lo voglio fare, però le ultime varianti toccano cioè, meno i bronchi, i polmoni, eccetera. Noi l'anno scorso, quelli che l'hanno avuto, venivano molto colpiti i bronchi. A un certo punto, quando ti manca il respiro, tu, e siccome non ci sono cure, perché il Covid in realtà non si cura, almeno da un punto di vista proprio concreto, certo. Come spiegare, insomma, tu arrivi al punto di dire adesso. E allora ci sono quei momenti che, come dire, perdi un po' di allegria. Che cosa hai fatto, cosa hai fatto quando si è aperta quella porta che tu hai detto di casa e sei uscito dopo essere guarito? Sono andato al supermercato a comprare una bottiglia di Coca-Cola. Oh! E mi sono appiccicato con la cassiera, perché io non vedevo persone dalla vita, no? Con sì. I capelli arruffati. Sono andato al centro commerciale vicino a casa mia, là, sì. Alle cotoniere, insomma. Ho comprato una bottiglia di Coca-Cola senza il codice a bar, perché non avevo visto bene. Sono andato là e ho fatto, guardi, la bottiglia non va bene. Io molto gentilmente ho detto, e che già fa? Cioè, io stavo in un'area talmente certo. Incattivita, non avevo perso il contatto con la realtà, perché ero uscito solo, perché Lusca è venuto a casa a fare sì. I tamponi. E una volta, cioè, l'impatto con l'esterno, ti posso dire che a un certo punto io vedevo le persone, stavo così. Guarda, io che fondamentalmente sono una persona che ama vivere in mezzo alla gente, ho vissuto un attimo quel momento, però a un certo punto, quando mi è arrivato il decreto del mio sindaco che mi dicevo che ero libero e potevo uscire e ho potuto prendere la macchina, guarda, in quei momenti, senza fare retorica, certo. Capisci il valore della libertà, sì. Cioè che è qualcosa di indefinito. Ecco, io proprio questo ti volevo dire, che cosa ti ha lasciato questa esperienza, eventualmente a chi ci sta ascoltando in questo Senti, momento. Questa esperienza mi ha lasciato una cosa, sì. Forse più di altre. Capire che tutto è relativo, perché io non, diciamo, la mia situazione è stata drammatica, ma non mi sento di dire che ho rischiato la morte, perché questo non lo posso dire, certo. Perché mi è andata bene, perché non è arrivato a un certo punto. Però capisci che su determinate cose si possono anche un po' chiudere gli occhi, ma non per approssimazione, dare un po' più di valore alle cose, perché se penso che io tenevo una broncopolmonite interstiziale e non ero in grado di scendere le scale, ho provato a guidare la macchina nel mio piazzale per cercare, io non ero in grado di mettere la marcia indietro, ho perso il contatto con la realtà, certo. E non ero, ed è un altro momento di terrore, temevo di non tornare più la persona di prima, ti posso garantire che poi dici, aspetta, diamo il giusto valore alle cose, forse non vale la pena arrabbiarsi per tutto. Così ho detto, la settimana dopo sono uscito e mi sono arrabbiato, perché noi siamo esseri umani che siamo fragili, certo. Però questa lezione a lungo termine ti fa capire che in qualche modo sono rinato,
fammi vivere meglio la vita. Diciamo in queste situazioni è molto importante l'aspetto altruista da parte delle persone. Ecco, poco fa mi hai fatto l'esempio che sei andato a prendere la Coca-Cola e il modo in cui ti ha la cassiera non è stato molto però, certo, ho capito che c'era una cosa.